pizza con una pizza, vieni. Nocerina Paganese, ci siamo. L'unica criticità rimasta per una partita così attesa è quella della presenza ormai quasi sicura di Minosse, che porterà, specie alle 4 di pomeriggio, un caldo asfissiante sul rettangolo verde del San Francesco e di sicuro non potrà non incidere sulla condizione generale dei calciatori che giocheranno sul rettangolo verde. Detto questo, lasciamoci alle spalle tutte le polemiche di un match che forse si poteva fare anche a porte aperte, ma così non sarà. E guardiamo al calcio, quello che più conta, quello che viene messo in secondo piano quando subentrano discorsi che dovrebbero solo sfiorare un evento del genere. Difficile fare pronostici per una partita che vedrà in campo due squadre ancora in fase embrionale. Sicuramente più completa la Paganese ad oggi, che ha praticamente chiuso il suo mercato con le conferme del difensore Pepe e dell'attaccante Luca Orlando. Entrambi hanno raggiunto ieri sera l'accordo per il prolungamento di contratto con la Paganese. Non vanno poi dimenticati Soligo, Fernandez, Romondini, Girardi, gente di valore che in prima divisione potrà dare un contributo importantissimo. Mercato invece bloccato ancora per un po' in casa nocerina. La società aspetta la riammissione in Serie B dopo le richieste di retrocessione per Grosseto e Lecce, un evento sempre più vicino. Eppure il presidente Citarella, il DS Pitino, il tecnico Auteri vogliono andarci con i piedi di piombo. Meglio aspettare ancora un po', meglio avere la certezza di poter operare per la B e non per la prima divisione. Gli obiettivi ci sono, Sforzini su tutti, ma domani in campo ci andranno molti giocatori nuovi. Attesa per vedere all'opera lo sloveno Ndjeljković, Merino non è ancora al massimo, davanti Mazzeo con Schetter e Negro che dovrebbero proporre i classici movimenti offensivi tanto cari al tecnico siciliano. Attenzione però anche lo spagnolo Gavilan, armadio da avanti, che sta crescendo giorno dopo giorno. Sarà un derby televisivo per i sostenitori di Nocerina e Paganese, visto l'orario, giusto prepararsi con caffè, bibite ghiacciate e qualche gelatino, sperando che lo spettacolo offerto dalle squadre possa essere quantomeno accettabile. Del resto, il 5 di agosto non si potrà chiedere di più ai 22 che si daranno battaglia.